Verso le 11 del mattino tagliamo il tropico del Capricorno sul 36° meridiano e passiamo al largo del Capo Frio. Il capitano Nemo, con gran dolore di Ned Land, non amava la vicinanza delle coste abitate del Brasile, poiché navigava con una velocità vertiginosa. Non c'era un pesce, né un uccello dei più rapidi che ci potesse seguire. E le curiosità naturali di quei mari sfuggivano a ogni nostra osservazione. Per 2 giorni, quelle acque deserte e profonde furono visitate per mezzo di piani inclinati. Il Nautilus faceva lunghe bordate diagonali che lo portavano a tutte le altezze. Ma l'11 aprile emerse di colpo e riapparve la terra di fronte al Rio delle Amazzoni, un vasto estuario che ha un consumo così grande che toglie il sale al mare per uno spazio di molte leguas.